Amici del Morso, bentornati. Oggi andiamo indietro nel tempo fino ad una di quelle date che spesso non troviamo nei libri di storia, ma che ci lasciano un segno profondo. La data in questione? Il 26 settembre del 1993. È il giorno in cui Apple presentò al mondo il Newton, un dispositivo che non fu esattamente la mela del desiderio tecnologico. Allacciate le cinture perché oggi parliamo di successi mancati, visioni troppo avanti e di un flop che ha plasmato il futuro. Correva l'anno 1993 ed Apple era reduce da un decennio dominato dal Macintosh, ma i tempi stavano cambiando. Nel panorama informatico i personal computer stavano diventando sempre più accessibili e sempre più potenti, mentre nuovi paradigmi di interazione stavano iniziando a prendere piede. L'azienda decise allora che era tempo di fare il grande salto, di andare oltre il computer da scrivania. Voleva portare la potenza della tecnologia direttamente nelle nostre tasche. Nasce così Newton. Sì, quel Newton che oggi è ricordato non tanto per ciò che ha realizzato, ma per tutto quello che avrebbe potuto essere. Così, il 26 settembre del 1993, Apple presentò ufficialmente il Newton Message Pad, il primo vero e proprio tentativo di costruire un computer portatile con funzioni avanzate. Era una sorta di antenato degli smartphone e dei tablet moderni, ma con una marcia in meno, per non dire con una retromarcia già inserita. Diciamocelo chiaramente, l'idea era rivoluzionaria, un dispositivo portatile con riconoscimento della scrittura a mano, una caratteristica che oggi diamo quasi per scontata sui nostri iPad. Potevi prendere appunti, organizzare il tuo calendario, gestire contatti e persino inviare fax. Insomma, all'epoca era pura fantascienza. Ma il problema del Newton non era tanto l'idea di fondo, quanto la sua esecuzione. Il suo software di riconoscimento della scrittura era pessimo. Se scrivevi ciao, il Newton poteva tranquillamente interpretarlo come ciabatta. E se ci pensiamo, può anche sembrare divertente, ma immaginate l'impatto quando dovevi inviare una nota importante. Non è esattamente quello che definiremmo produttività. Il fallimento del Newton però non fu solo tecnologico, fu anche un flop commerciale. Apple puntava a vendere milioni di unità, ma in realtà ne riuscì a vendere solo qualche centinaio di migliaia. Il progetto fu definitivamente chiuso nel 1998, poco prima del ritorno di Steve Jobs, che del Newton non volle proprio sentir parlare. Ecco qui il punto interessante. Parliamo di Steve Jobs. Quando tornò in Apple, una delle prime cose che fece fu accantonare il Newton. Per lui era il simbolo di tutto ciò che non andava nell'azienda, un prodotto che non funzionava come promesso, che non rispondeva ai bisogni reali degli utenti e che aveva un prezzo troppo alto. Ma nonostante tutto questo, il Newton lasciò un'eredità che, volenti o nolenti, ha plasmato l'evoluzione della tecnologia personale. Pensateci un attimo, oggi non possiamo immaginare un mondo senza dispositivi mobili. I nostri smartphone sono ormai un'estensione delle nostre mani, dei nostri cervelli. Ebbene, il Newton, nonostante il suo insuccesso, fu il primo a tracciare questa strada. L'idea di avere un dispositivo che potesse fare tutto, dalla gestione delle note al riconoscimento vocale, era troppo avanti per l'epoca. E forse Apple non era ancora pronta a realizzarla. O meglio, la tecnologia dell'epoca non era pronta. Ma il seme era stato piantato. Quando nel 2007 Apple lanciò l'iPhone, Steve Jobs lo presentò come l'unione di un iPod, un telefono e un comunicatore internet. E se andiamo oltre queste parole, troviamo un filo diretto con il Newton. L'iPhone, in fin dei conti, non è altro che il successore spirituale di quel dispositivo così imperfetto, ma così visionario. Cosa possiamo imparare da tutto questo? Beh, la prima lezione è che non tutte le innovazioni sono destinate a diventare successi al primo tentativo. A volte un'idea brillante ha bisogno di tempo, di maturare, di evolversi e di trovare il contesto giusto per esprimersi al meglio. Il Newton fu un fallimento, ma senza di esso probabilmente non avremmo mai visto nascere l'iPhone. E c'è un'altra lezione importante qui. Ogni fallimento tecnologico è anche una lezione per il futuro. Il Newton ci insegna che anche le idee migliori, se male seguite, possono portare a catastrofi commerciali. Ma se guardiamo oltre il flop immediato,
possiamo vedere come Apple ha preso quelle lezioni e le ha trasformate in un vantaggio competitivo negli anni successivi. Non era la fine di un sogno, era solo l'inizio di una lunga marcia verso il futuro che oggi diamo per scontato. Il Newton è una testimonianza di quanto sia pericoloso l'essere troppo avanti rispetto ai tempi, ma allo stesso tempo di quanto sia necessario spingersi sempre oltre, anche quando il rischio di cadere è alto. Forse alla fine è proprio questa la lezione del 26 settembre 1993. Non importa quante volte fallisci, ciò che conta è imparare dai tuoi errori e non avere paura di provarci di nuovo. E chissà, magari la prossima volta inventerai qualcosa che cambierà il mondo. Grazie per averci ascoltato e ricordate, non è mai troppo tardi per imparare dai nostri errori, anzi, è proprio da lì che inizia il vero progresso.